Si crede comunemente che fare filosofia sia inutile e che invece quel che più sia produttivo fare, utile, sia agire materialmente e lavorare, produrre, fare, il fare materiale. Ecco, questa idea è completamente fuorviante, è un enorme abbaglio nichilistico. E per quello io continuo a insistere sul piano delle idee. Perché ragionare correttamente è una questione fondamentale anche sul piano etico. È un compito etico ragionare in modo rigoroso, perché a causa di cattivi modi di ragionare si condiziona l'intera struttura sociale che ruota attorno a una serie di paradigmi fallaci. Quella idea, l'idea che fare filosofia sia inutile e che invece sia utile solo agire materialmente, presuppone tutta una serie di errori madornali, il primo dei quali è credere che il mondo sia un'entità esterna e indipendente dalla coscienza propria e da quella altrui, e che la propria coscienza e quella altrui sia l'unica forma di coscienza che esiste e che invece non possieda di per sé lo spazio, la realtà, una coscienza infinita, o per meglio dire, che l'intera realtà sia una forma di coscienza infinita, la quale contiene anche tutte le altre forme di coscienza. Perché questo è il più grande degli abbagli, il non comprendere questo aspetto e credere invece che il mondo sia l'opposto? Perché porta gli individui, o meglio le forme di coscienza che ora si stanno identificando in una certa persona e in una certa idea nichilistica del mondo e del rapporto tra mondo e persona, a sottovalutare enormemente la cura dei propri pensieri, delle proprie idee, delle proprie emozioni, dei propri sentimenti, in altre parole della propria interiorità. Perché la concezione fuorviante del nichilismo porta a presupporre l'irrelatezza e l'indifferenza del mondo rispetto alla propria interiorità, e che dunque la propria interiorità non abbia quasi nessun impatto su ciò che si manifesta a livello collettivo. Ecco quindi uno dei più grandi problemi di questa prospettiva nichilista, che porta gli individui a sottovalutare la dimensione più importante, quella interiore, a vedere tutto al contrario, a ingigantire il piano esteriore, pensando che sia l'unico piano determinante o quello principalmente determinante rispetto agli altri, e a sminuire e svalutare la dimensione interiore, non capendo proprio quale sia l'effettivo rapporto tra le due dimensioni. Ora, si potrebbe rispondere che sì, comunque l'evidenza nega questa osservazione, e io risponderei che l'evidenza non testimonia in alcun modo che il mondo sia esterno e indipendente dalla coscienza. Nessuno ha esperienza di quella idea fuorviante e non potrebbe mai averla, anche se una persona osservasse una telecamera a registrare, che ne so, un esperimento all'interno di un laboratorio nel quale non vi fosse nessuno nel momento in cui si facesse un certo esperimento, quella non sarebbe una prova che il mondo esiste anche esternamente e indipendentemente dal suo apparire coscienziale. Perché infatti quell'esperienza dell'apparire, della visione di un filmato registrato in un laboratorio, ove non ci fossero in quel momento degli scienziati a realizzare un esperimento, che quindi fosse affidato a delle apparecchiature, a dei macchinari, quella esperienza potrebbe tranquillamente giustificarsi secondo una forma retroattiva di rappresentazione di quell'evento, che quindi apparirebbe indifferita rappresentando nel presente quello che sarebbe avvenuto nel passato, in un passato non osservato da nessuna forma di coscienza, o per meglio dire, di un passato che si crede non essere osservato da nessuna forma di coscienza. Questo è solo un esempio tra gli infiniti che si possono fare
per far comprendere come in realtà non ci sia nessuna evidenza dell'esternità e dell'indipendenza del mondo sensibile rispetto alla coscienza propria e quella altrui. Non si sta dicendo che il mondo esista solo nella propria coscienza. Quello è il solipsismo, che peraltro, sebbene non possa essere confutato in nessuna prospettiva, tranne quella severiniana, è appunto smentita in modo radicale proprio in quella filosofia. Non posso qui approfondire tutto quello che sto enunciando, qui mi limito solo a far notare che l'evidenza, la prova empirica, quindi ciò che più sembra concreto nel pensiero comune, può valere solo presupponendo la struttura originaria che ha rilevato Severino, ovvero che l'essere di ogni aspetto della realtà sia un che di identico a sé, di significante solo come sé, e non identico ad altro e non un nulla. Perché solo a questa condizione basilare una prova può valere come prova, un'evidenza può essere tale e non essere quindi equivalente alla sua stessa negazione. Quindi per valere una qualsiasi prova ed evidenza deve già valere innanzitutto la struttura originaria, da cui segue la smentita radicale di quell'abbaglio nichilistico di cui ho parlato prima. Quindi le basi su cui fondo queste mie osservazioni sono solide, sono incontrovertibili. Non sono dogmatiche come quelle che invece muovono acriticamente il pensiero comune in una certa direzione. Io so perfettamente quello che sto dicendo perché conosco alla perfezione il pensiero comune, essendo nato anch'io nel mondo ordinario, avendo avuto a che fare con la realtà ordinaria di tutti i giorni, ma conosco perfettamente anche quella filosofia e tutte le altre anche opposte a questa filosofia di Severino, la quale filosofia di Severino smentisce radicalmente la prospettiva nichilista e tutte le altre filosofie, come mostrando che tutte, anche sul piano pragmatico, presuppongono quella struttura, che le porta in autonegazione nella misura in cui non ne rispettano le conseguenze, non ne rispettano le implicazioni. Allora, si è detto, lo ripeto, che una qualsiasi evidenza fenomenologica, prova empirica, per valere richiede già che valga innanzitutto quella struttura dell'opposizione. Se non valesse quella, da cui Severino ha dedotto tutte le sue conseguenze eternistiche, non potrebbe valere niente, non varrebbe neanche una qualsiasi evidenza. Dal momento che quindi è una constatazione che una qualsiasi evidenza, per valere ed essere tale, richiede già che valga la struttura originaria, è completamente contraddittorio e autonegantesi accettare l'evidenza delle prove e al contempo rifiutare la cogenza del discorso di Severino, che smentisce radicalmente la prospettiva pragmatica dell'agire all'interno della concezione materialistica. Non è che si nega l'agire pragmatico, perché che a mio avviso si potrebbe declinare in un certo modo, ma l'idea dell'agire pragmatico in una concezione materialista e nichilista, che, come dicevo, porta a enfatizzare l'agire materiale e a sottovalutare o addirittura ignorare la dimensione interiore, non considerare la dimensione interiore, che invece sarebbe determinante per il manifestarsi degli scenari collettivi della realtà. La filosofia di Severino, infatti, mostra su base incontrovertibile che parte dall'evidenza immediata che l'essere è e non è nulla, a tutti i livelli. Quindi l'essere di cui si parla non è un essere astratto, trascendente, è ogni aspetto della realtà, compreso il suo manifestarsi. Questa struttura totale degli essenti, che è quindi l'essere come insieme di infiniti essenti, è il concreto originario in cui sempre ci troviamo
e da cui si parte per qualsiasi indagine, osservazione, riflessione. Questa struttura qui è la condizione di possibilità dell'esperienza stessa, e quindi di ogni prova, di ogni confutazione di una qualsiasi teoria, di ogni evidenza e così via. Da questa struttura Severino ha direttamente dedotto le conclusioni eternistiche che sono presenti nei suoi scritti, ovvero che la realtà è come una pellicola di fotogrammi, questa è una metafora, una pellicola unitaria di fotogrammi che include anche l'eterno passaggio da una configurazione all'altra. Tale per cui si giustifica anche l'esperienza del fluire dinamico che caratterizza la nostra esperienza fenomenologica. Per cui l'apparente divenire, l'apparente movimento sono determinati dall'apparire processuale strutturato in un certo modo. La realtà è come una pellicola di fotogrammi che nella nostra forma di coscienza attuale appare processualmente una parte alla volta. E ciò è l'elemento che maggiormente determina la persuasione nichilista. Ma oltre le nostre forme di coscienza, vi deve essere, secondo tale filosofia, una coscienza infinita che sperimenta da sempre e per sempre l'intera pellicola, con tutti gli aspetti che contiene. Quindi, compreso anche il passaggio atemporalmente eterno tra una configurazione e l'altra. Si è anche detto che il divenire come trasformazione o come annullamento e creazione di qualcosa non appare fenomenologicamente. Perché per apparire dovrebbe apparire che un aspetto si annulli o qualcun altro si crei, e questo richiederebbe l'apparire impossibile del nulla di qualcosa. E l'apparire impossibile dell'entificarsi del nulla in qualcosa. Ovviamente è impossibile, il nulla non può presentarsi in quanto non è e non esiste, non può avere neanche la possibilità di manifestarsi. E se si manifestasse, già solo per questo non sarebbe più nulla, ma sarebbe un che di essente, dotato del carattere del manifestarsi, dell'essere, dell'esistere. Ora. Anche la trasformazione non appare. Per apparire che un aspetto A diventi un aspetto B, dovrebbe apparire nella forma B ancora la forma A conservata in B, perché solo quella sarebbe la contraddittoria, assurda evidenza che sia la forma A ad essere divenuta B, anziché semplicemente aver a che fare con il disapparire della forma A e l'apparire della forma B. Le cui forme, apparendo e disapparendo in quella successione, determinino la persuasione che la forma precedente si sia trasformata nella successiva. Non appare però l'evidenza che la configurazione precedente sia diventata l'altra. Per apparire dovrebbe apparire quello che è stato detto, ma è impossibile che nella forma B appaia ancora la forma A, come trasformatasi in B. Perché in quel caso apparirebbe una impossibile sovrapposizione di due determinazioni opposte nel medesimo rispetto, e ciò non permetterebbe l'apparire né di A né di B, perché per apparire A, che non è B, è richiesto che A non si sovrapponga a B. E quindi, se per assurdo A si sovrapponesse a B, non apparirebbe né A né B, e né quindi l'evidenza che A sia divenuta B. È completamente quindi impossibile che appaia l'evidenza della trasformazione. È una fede che non ha nessuna evidenza se non una profondissima persuasione nichilistica. E qui non si vuole negare l'enorme complessità anche scientifica a livello di chimica, fisica, biologia. Qui si tratta semplicemente di capire che quello che appare a livello empirico è una regolarità cosiddetta fenomenica, dove semplicemente appare sempre una connessione costante tra certi cosiddetti fenomeni, e non appare però quale sia la causa dell'apparire di A e il successivo apparire di B,
o dell'idea che una certa configurazione si trasformi in un'altra, appare solo questa successione che poi viene interpretata secondo i filtri del nichilismo. Ora, è evidente che le configurazioni del mondo intuitivamente vogliono proprio denotare che il mondo sia una realtà diveniente, ma questo non è ancora sufficiente per decretare l'evidenza di quella persuasione. L'evidenza è tale quando smentisce tutte le possibilità alternative, mostrandone l'impossibilità. Se invece non avviene ciò, una evidenza è solo presunta, non è tale. E quindi per quanto possa esserci, mi rendo conto ovviamente, un'enorme carica di persuasione nichilistica credibile nella nostra esperienza del mondo, che la realtà sia nichilisticamente diveniente, non è sufficiente a decretarla come evidenza. È solo una gran carica di persuasione nichilista con un'alta credibilità, ovviamente credibilità che appare alta nella prospettiva inconsapevole del discorso di Severino, il quale invece permette di scorgere tutta l'inconsistenza di quella persuasione. La forza teoretica del filosofo è innanzitutto quella di non fermarsi di fronte all'apparenza e avere quella capacità di penetrare in profondità nella comprensione dell'esistenza. Ora, cosa voglio dire anche? Che questa prospettiva nichilista, quindi, è anche necessario che persuada in un certo modo. Non è un caso che il mondo appaia come se fosse diveniente. È una necessità che appaia, persuadendo del contrario rispetto alla sua reale natura. Perché fa parte di un errore relativo che deve essere progressivamente superato. E questo errore relativo è una necessità dell'intera realtà di esprimersi come verità autocosciente, mostrando però prima l'abbaglio opposto. Se infatti apparisse prima la verità e poi l'errore, l'errore sopraggiungerebbe rispetto alla verità e non ci sarebbe nessun senso in questo ordine, in questo rapporto. Invece, per apparire che una verità è tale, ovvero che tutto è eterno, tutto è unitario, l'isolamento coscienziale nel quale siamo collocati, il percepire che noi siamo solo un individuo, altro dagli altri, che sperimenta solo i propri contenuti coscienziali direttamente, che vive il mondo come una realtà esterna, è parte dell'isolamento, dell'abbaglio nichilistico, che deve prima apparire nella sua massima persuasività per poi essere progressivamente smentito dalla verità incontrovertibile. Ora, la verità è che tutto è eterno, quindi richiede che tutti gli infiniti errori, tutte le infinite possibilità alternative a sé si diano, si manifestino per poter poi mostrare come siano tutte sbagliate. Ora, non sto qui a spiegare come la verità possa smentire infiniti errori. Lo fa già concretamente dalla prospettiva dell'apparire infinito in modo originario, lo fa anche progressivamente nella nostra esperienza, ma nella nostra esperienza già c'è la traccia di questo oltrepassamento totale di tutte le infinite obiezioni alla verità, perché già è apparso, con il contenuto indicato da Severino, che ogni possibile prospettazione, quindi ogni ipotesi, prospettazione qualsiasi, contraria alla verità che tutto è eterno, deve presupporre la struttura originaria per significare e per valere. E da quella struttura segue la negazione di tutte le prospettazioni in contrasto con le conclusioni eternistiche scaturenti proprio da quella stessa struttura. Quindi, la questione è la seguente. La filosofia di Severino non è un pensiero tra gli altri, ma è quel pensiero radicale che smentisce l'intera rappresentazione comune del mondo, a tutti i livelli, anche tutte quelle premesse implicite date assolutamente per scontato, come l'idea che l'intelletto sia produttrice della logica, che la logica sia un costrutto umano, che la mente sia solo un epifenomeno cerebrale frutto dell'evoluzione.
Tutte queste idee sono smentite dall'eternismo, perché l'eternismo nega l'idea che qualcosa si possa creare. Se tutto è eterno e il nulla non è possibile, niente può crearsi, tutto già esiste e sarebbe impossibile che qualcosa si creasse.